Contro un avversario sulla carta scomodo e difficile, il Teramo ritrova il sorriso e quella vittoria che mancava dal 4 dicembre, il 20 novembre in casa. Con un gol per tempo il Diavolo supera il Pordenone, con una prova, specie nell'ultima ora, finalmente gagliarda, di tempra, pragmatica, come nello stile del suo neotecnico Ugo Lotti, che nel pre-gara mantiene la parola. Aveva detto che ci sarebbero stati cambiamenti, ma sorprende nella modalità, rispolverando la difesa a tre con Altobelli, Caidi e Speranza, tandem d'attacco Barbuti-Sansovini. Nel Pordenone restano in panchina Sucio e Berrettoni, c'è Pietri Biasi al fianco di Armà, Cattaneo alle loro spalle. La partita però è al cloroformio nella prima mezz'ora, ritmi a dir poco blandi, Teramo coi soliti limiti e Pordenone incapace di approfittarne. Tra uno sbadiglio e un altro si distinguono, per modo di dire, un destro docile di Amadio e sul ribaltamento di fronte un tiraccio di Cattaneo. Al 26esimo Ugo Lotti è costretto al cambio forzato, Baccolo si fa male e lascia il campo a Ilari e il cambio porta bene al Teramo, visto che al 36esimo Ilari va a prendersi un pallone in area friulana, gentile omaggio di Buratto che rimedia in calcio d'angolo, ma dal successivo corner il Teramo sblocca la situazione con Riccardo Barbuti che da posizione defilata controlla e conclude di forza, la sfera trova il pertugio giusto e infila Tomei per il centravanti prelevato dal Lumezzane e il primo gol in biancorosso. La rete infiamma d'un colpo la partita, al 40esimo Sansovini pesca Barbuti che incrocia debolmente, un minuto dopo, a seguito di un fallo a centrocampo, si accende una mischia furibonda, dal mucchio selvaggio Prontera di Bologna individua due elementi da sacrificare, uno per parte, Imparato nel Teramo e Ingegneri nel Pordenone, rosso per entrambi e le due squadre in 10 uomini, Burrai scala centrale, il Teramo invece si risistema a 4 in difesa. Ripresa, Teramo pericoloso col tiro di Carcalis deviato a fil di palo, ma al sesto tocca a Narciso fare gli straordinari sulla rasoiata di Armà, partito in posizione sospetta. Sansovini strappa applausi con una gran giocata al 14esimo, l'ultima della sua partita, prima di lasciare il campo a Petrella. 24esimo di Palantonio serve da piazzato Speranza che schiaccia e la palla finisce di un soffio sopra la traversa. Pordenone all'assalto e Teramo di rimessa. E questo il tema della ripresa. La girata di Armà è deviata in angolo, poi il Teramo ha il match ball quando Petrella serve di Paolo Antonio che si fa murare da Tomei in uscita. Tedino gioca anche la carta Martignago che al 32esimo ha la palla del pari su servizio di Padovan. Narciso è ancora super e al 40esimo la buona sorte si ricorda del Teramo. Tomei respinge la botta di Tempesti ma Semenzato calibra male il retropassaggio e scavalca il suo portiere. Imbarazzante autogol che vale il raddoppio del Teramo che sa di liberazione e che evita sofferenze finali. Il Diavolo è tornato, pronto alla battaglia salvezza. Quando uno parte dall'inizio costruisce una squadra con la sua mentalità, quando si subentra la classifica è questa, la classifica non è la classifica degli anni passati, la classifica oggi dice che prima di questa partita eravamo penultimi, che avevamo una partita da recuperare, che avevamo delle difficoltà, perché torno a ripetere, se ci sono stati tre cambi di allenatore vuol dire che qualche difficoltà c'è stata, di conseguenza loro sono stati bravi ragazzi perché si sono calati in questa mentalità, non so se prima, sicuramente l'hanno fatta anche prima, oggi abbiamo avuto quel pizzico di fortuna, però la fortuna, torno a ripetere, bisogna andarla a cercare. Oggi quello che mi è piaciuto è l'atteggiamento, il fatto che poi siamo caduti in una sorta un po' di provocazione, via dicendo tutto, però abbiamo dimostrato anche su qualsiasi situazione che ci siamo e questo deve essere l'atteggiamento, questa è la nostra classifica. E questo è il campionato che dobbiamo fare. Il bel gioco verrà probabilmente con il tempo, però in questo momento bisogna fare punti.